affrontare anche argomentazioni forti, intense, dal punto di vista anche emotivo. Per aiutare le persone a superare i pregiudizi. Il pregiudizio è sempre sbagliato, dire che una categoria ha una determinata connotazione è sempre sbagliato. Quando ci si guarda in faccia, tante cose si capiscono meglio. Quindi noi abbiamo voluto sperimentarlo in carcere, questo progetto che implica un'offerta. Ci sono delle persone che si offrono come se fossero dei libri, raccontano la loro storia o un pezzo della loro storia o alcuni aspetti del loro essere qui o di quello che erano prima di essere qui. L'incontro fra il fuori e il dentro è avvenuto e mi porto via veramente qualcosa di singolare, di emotivo e anche la voglia di riscatto che c'è in tutte queste persone. Grazie molte, grazie tante per l'iniziativa. Marco Troiano è il sindaco di Brugherio, è stato uno dei nostri lettori. Che impressioni? Per me non era la prima volta qua in carcere, ma questa esperienza è stata particolarmente toccante e importante, perché tante volte entrando, varcando queste soglie, si dice che conoscere le storie degli altri ti aiuta a non farti pregiudizi e giudizi e a capire che cosa è successo, farti un'idea di come si può vivere qua dentro, oggi in particolare attraverso questa formula assolutamente innovativa e molto molto interessante è stato ancora più vero questo concetto. Sembriamo tutti compagni di scuola, è veramente bello, è un'occasione per guardarsi negli occhi, sentirsi tutti più vicini, sembra retorica ma è proprio davvero così, si sente questa cosa. Una che oscura il sole. L'indifferenza è un'arma a doppio taglio, è come se prendessi un coltello, te lo conficcassi in pancia e ti facessi un grosso taglio. L'indifferenza, per chi la subisce, fa molto male, perciò per chi vorrebbe, per chi mi ha fatto del male, gli posso solo che donare l'indifferenza più totale. Questa giornata si racchiude semplicemente in una parola, condivisione sociale, che per me, per noi detenuti, è molto importante. È un percorso che riabilita completamente il detenuto. A me questa esperienza è stata molto importante, perché mi ha fatto capire che al di fuori di questo contesto ci sono persone che ti ascoltano senza avere pregiudizi ed è stata una cosa bellissima e non ti capiterà mai fuori una cosa del genere, ma oggi è capitata qua.